Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con Assassin's Creed Unity. Allora, uccidi le guardie. Prigionieri, contro il muro. Dobbiamo scappare dalla prigione approfittando della rivolta dei cittadini. Prigionieri, contro il muro. Tieni premuto B. Forza, andiamo, andiamo. Forza, uccidiamo le guardie. Bello. Perfetto. Porco cane, che numeri. Uccise così, depreda. Ah, non lo devi dare. Andiamo via da questa fogna. Vai, ti seguo. Ancora non ho capito questo che cacchio come si chiama, Sempre idiota, mi dice. È un piacere comunque. Tienimeli lontani, idiota. Se uno mi accoltella, ti strangolo io stesso. Addirittura, se ti accoltellano, come cacchio fai a strangolarmi? Vai, grande Arno. Numeri per noi, sventra. Oh, guarda il sangue. Ancora altri. Abbiamo un problema. Ti è contro tre addirittura adesso. È una soluzione, come la trovo? Fughe con bombe fumogene. Dove cacchio le prendo le fughe e le bombe fumogene? Ti è morto questo? No! Dai, grande! Perfetto! Porco cane! Morto. Depreda. Aspetta, voglio vedere che c'ha. Vai, andiamo! Aia, mi hanno preso! Medicina al massimo. Eccomi, eccomi. Forza, muori. Ok. Oh, 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 via, via. E oh, e scappa. Oh, Arno, porco cane. No, dove? Cacchio. No, 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 no. No, Arno, Arno. Mannaggia, sei incastrato davanti la finestra. Mi sei incastrato. Era andato tanto bene, mannaggia, era andato tanto bene. Sta niente da fa', oh, porcaccia la miseria, oh. Andiamo, eccoci. Ma qui stiamo vedendo che dobbiamo aumentare il tuo livello. Vai, 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 vai. Perché mi ero perso che eri scappato già dalla finestra. Dove vai? Aspetta, che te devo seguire. Non t'ho visto dove stai. Forza, andiamo. Dove sei? Eccomi, eccomi. Non mi abbandona. Stammi vicino. Stammi vicino. Oh, qua mi sparano a me poi. Forza, forza. Ma per recuperare l'energia. No, no. Porco cane, sempre a me, oh. Sempre a me, oh. Te pareva che non mi dovevano acchiappare a me. Su, su, sto sanguinando. Sto sanguinando, ok. Per recuperare l'energia come si fa? Ancora non l'ho capito come si fa in questo gioco a recuperare l'energia. Oh, e dai, già la tua mi... Dove è andato? Sono due tacche, c'ho, Ecco. Fuoco, fuoco, diamine! Mo? Occhio ai prigionieri! Porco, no, 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 no. Forza, devo stare attento. Aia, aia, sta quello col fucile. Forza, famoci prima quello col fucile. No, 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 sono morto. Oh, ma mi ha preso alle spalle. Ma coltellavo, comunque qua le energie te le tolgono con attimo, Te le tolgono con attimo. Se muore che con una facilità estrema. Devo assolutamente cominciare a fare un po' di missioni secondarie per potenziare un po' il mio personaggio. A parte, vabbè, stavo già con due energie, perché mentre mi stavo arrampicando, non si sa come mai, mi hanno sparato solo a me e mi hanno tolto praticamente di tutto. Comunque è una missione che sta andando veramente a farsi fregare. Sto facendo veramente schifo, lo possiamo dire tranquillamente. Ok, ora mo c'ho tutte le energie. Che cavolo, Aridaia che cerca di salire su sto tavolo e non ci riesce. Allora, dobbiamo assolutamente prendere, a parte che devo subito uccidere quello laggiù col cannone. Oh, levate, subito, andiamo. Aia, aia.
Forza, forza, forza. Forza, ok. Questo è andato. Attento dietro, attento dietro. Arno, andiamo, forza. Adesso sta andando già molto meglio. Bello così. Prima si sa con... Oh! Questa violenza? Questa violenza? Aia, attento a questo col fucile. Bello, non ci proviamo più. Lascia perdere il mio amico. Forza. Muori! Ignorante. Fuggi dalla pastiglia. Depreda, aspetta, fammi vedere che e c'hai. Ora, aspettami, su, attimo, aspetta. E poi come scenderemo? Ok, spazzola. Dove è andato? Ok. Dove è andato? Segui. Come cacchio? Se ne va in giro e non mi aspetta. Vedi che sono un attimo in difficoltà. E arrivo, buono. Ok, questo che sta da solo. Se va a colpì. Ah, si arrende, va? Ok, non avevo capito. Porco cane qua, che degenero. Tutto a fuoco e fiamme. E cos'altro aspetti, idiota? Ora salta. Cosa? La prigione ti ha reso pazzo, vecchio. Ci aveva già pensato il vino tempo fa. Ora vieni qui, forza. Io non... è impossibile. Impossibile? È alla portata di ogni assassino, ragazzo. Quando finirai di ragionare con il culo, vieni da noi. Impareresti molto. Addio, idiota! Tu, allontanati dal bordo! Merda. Vado! 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 Oh, così proprio Ubisoft presenta Assassin's Creed Unity. Che poi la cosa bella di questo gioco è che è possibile giocarlo in cooperativa in 4. Quindi proprio mi sembra, se non lessi male all'epoca quando leggevo tipo i comunicati stampa, ste cose che uscivano, che si può giocare proprio tutta la campagna addirittura in 4, quindi qualcosa di fantastico. Ho visto poi, mentre stavo per... perché tipo ho registrato l'altro giorno, poi stavo vedendo un po' le opzioni, che ci dovrebbe essere anche un multiplayer, quindi possiamo anche andarcelo a vedere, se sinceramente merita, farci qualche missioncina, vediamo un po' che cosa ci aspetta, per non fare tipo danni. E poi ovviamente ci facciamo missioni secondarie, missioni primarie. Mannaggia, questa mi ha fatto proprio rode, perché nel senso è difficile che io muoia sugli Assassin's Creed. Sbaglio tante volte sulle missioni stealth, quello sì. Però sul morire è difficile che muoia. Devo ancora perché prenderci bene la mano. Dove siamo? Piano, Erno. Elise. Che benvenuto. Dopo quel che è successo, devo stare attenta. Elise, io... Non hai già ripagato la bontà di mio padre? Elise, ti prego. Non crederai che abbia ucciso il signor della Serra. Tuo padre non era l'uomo che credevi. E nemmeno il mio. So benissimo chi era mio padre, Arnaud. E so chi era il tuo. Immagino fosse inevitabile. Tu un assassino, io una templare. Tu? Ti stupisce. Mio padre ha voluto che seguissi le sue orme. Ora posso solo vendicarlo. Te lo giuro, non c'entro niente con la sua morte. Invece sì. No. No! Sulla mia vita, giuro che non... Ma è... La lettera che mio padre doveva ricevere quel giorno. Leggila. Ah, che non siamo riusciti a dargli. Gran maestro della Ser, ho appreso dai miei agenti che un uomo del nostro ordine vuole uccidervi. State in guardia all'iniziazione questa sera. Non fidatevi di nessuno, neppure dei vostri amici. Che il padre della comprensione vi guidi. Elle. L'ho trovata sul pavimento della sua stanza. Sigillata. Non lo sapevo. Nemmeno mio padre.
Come potevo saperlo? Vattene. Ti prego. Cacchio, Arnose, il peggio però. Che danno che abbiamo fatto a non aver dato la lettera in tempo al padre. Poteva tipo salvarsi oppure non presentarsi proprio a quella festa. Porcaccia miseria, Arno. Che danni. Così però rischiamo pure di perdere Elisa. Sono toste poi da riconquistare le donne, eh? Una volta che si fa qualcosa di tosto. Ma vediamo un po' che cosa dobbiamo fare. Più che altro io direi di andare dalla confraternita degli assassini e cercare di entrare nelle loro cerchie e sistemare un po' la situazione e vendicare soprattutto la morte di nostro padre. Poi ricucire un po' il rapporto con Elise, però quello mi sembra un po' più difficile. Ma vediamo un po' come si evolve la storia. Quartieri, site, 2 pallini su 5. Che sarà la difficoltà? Mamma mia, sti paesaggi fantastici. Ecco, è diventato un arcolizzato. Sempre questo orologio alla mano, sempre 5 a mezzogiorno. Non funziona, non funziona, non capisce, continua a caricarlo. È rotto. Sa mette pure la trippetta. Che te passa con la testa, no? Che vuoi fare? Dillo a me. Che è? Premi Y per attivare l'occhio dell'aquila. E questo cosa diavolo significa? Penso che è il posto dove dobbiamo andare adesso. No? Parigi. Parigi è ora aperta. Puoi esplorare la città o giocare la prossima missione per giocatore singolo per continuare la storia di Arnaud. Ah, mo ce ne possiamo andare proprio in giro. Sequenza 2, ricordo 1, in prigione, ricordo completato. Perfetto. Ah, che spettacolo. Adesso ce ne possiamo andare in giro per Parigi. Bellissimo. Bello, mi piace. Allora, io direi, se sei d'accordo, di catapultarci nella prossima missione. Quindi andiamo dritti dritti, svelti svelti, verso la prossima. Più che altro per capire come si evolve la storia. Andiamo. Via, via, via. Sarebbe pure da cambiarci un attimo d'abito, perché non è che stiamo messi proprio. Guarda qualche rivolta, quel panico. Ma guarda quanta cacchio di gente c'è a schermo. Un mare di persone, assurdo. E non c'è un minimo rallentamento. Una cosa assurda, fantastica. Bellissima, Parigi, qualcosa di incredibile. Oh, bella. Guarda là le missioni, quelle saranno tipo missioni assassino forse, eh? 80, 70. Mo tagliamo qua a destra, penso che ci possiamo entrare. Sì, benissimo. Chissà dove stiamo andando. Ah, siamo ritornati a Olivier? Penso di sì, mi sembra di sì, vediamo un po'. Sequenza 2, ricordo 2, rinascita. 2 pallini, ricompense 0 di 4. Ora che Arnaud è libero, devo trovare Bellec per fargli molte domande. Ah, Bellec quello si chiamava. Perfetto. Suppongo che un normale indirizzo sia banale. Tu verrà che i rivoluzionari auront fait se proclamer roi. E tu? Tu mi parlano francese, che poi mi piaceva tantissimo a scuola come lingua. Allora, indaga nella Sainte-Chapelle. Vai, vai. Saliamo. Da che parte? Entro da qua? Perfetto, ok. Indaghiamo. Bella. Sto cavolo, porco cane, che lusso, che spettacolo di marmi. Sta
quest'aquila. Vediamo un po'. Forse c'è qualcosa che nasconde il trono. Vediamo un po'. No, allora utilizziamo l'occhio dell'aquila. Indaga. Dobbiamo trovare... Che bello. Qua non vedo niente. Qua c'è qualcosa. Qua nulla. Mi sembra tipo un'entrata. Poi di qua. Qua c'è sta tipo una spe... Però comunque dobbiamo indagare qui per forza. Qua se c'è sta qualcosa con le candele. Qui dietro. Si nasconde qualcosa qui dietro col cavolo. Oh, che è sto lag? Quando smetterai di ragionare con il sedere, vieni da noi. Quando smetterai di ragionare con il sedere. Vai su. Vediamo un po' se qua sopra ci sta. Ok. Qua stanno tipo tutti anelli. Che non so se possiamo prendere. Allora, se io... Vai, perfetto. Ok, se io vado qua... No, no! Vai su. Cacchio. Ah già, perché sei caduto? Non ce la fai andare più su? Cacchio. Che dice però? Salto dal muro. Ah già. Stavo tanto bene. Aspetta, fatemi riprovare. Voglio andare a vedere se su c'è sta qualcosa. Questo Sali. Medaglione c'entra di sicuro. Vai. Per me devo andare là. Perché se no è strano che ci stanno tutte ste cose. Prendilo, bravo. Ok. Sali. Oh, ce la fai andare così? Perfetto. Andiamo. Tento. Tento. Perfetto. Ok. Giro, giro, giro. Vai. Corda. Qua niente. Devo fare qualcosa questo coso, se può rompere, no? Poi di qua. Lancia la fa saltare, sì, benissimo. Gira, 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 gira. Cosa dovrebbe illuminare? Ok. Vai, vai, gira, gira, gira. Ok. Perfetto. Questo che cos'è? Interagisci. Allora ragazzi, ci fermiamo qui e nel prossimo video vediamo un po' che cosa accade all'interno di questa Sainte-Chapelle con Assassin's Creed Unity, sempre qui, sempre sul mio canale.